finito? Mamma mia, quanta roba! Wow, vediamo un po' di farvi vedere qualcosa un po' nell'ordine. Ho finito due confezioni di queste salviettine molto economiche che acquistavo alla Coop multiuso igienizzante. In realtà non è che fossero molto igienizzanti, avevano estratti di timo, arancio, mi servivano così, ecco, erano quelle che trovavo più che altro perché finisce tutto in Coop. Poi ho finito shampoo e balsamo di Alma K, qui c'è anche un cappello attaccato. Li ho amati per la profumazione, shampoo che lasciava i capelli morbidi, non pesanti, non mi ha mai dato fastidio alla cute, capelli profumatissimi e il balsamo nutriente senza appesantire il capello, ma prodotti che mi sono piaciuti tanto, mi sono durati tanto e boh. Vado avanti. Poi, io vivo di fermenti lattici, non so se ve l'ho mai detto, e compro sempre gli stessi perché sono ricchi di vitamine, zinco, cioè la vitamina B5, B6, B2, B1, B12, zinco e sono questi della Lactoflorene che li trovo sempre in offerta. A questo giro ho detto ve li faccio vedere. Ho finito il tè che mi aveva inviato la mia amica da Londra, Laura, buonissimo questo tè, che aveva, sapeva di fragola un po' speziata, ho guardato un po' in Coop se c'era qualcosa di simile, ma assolutamente no, non c'è niente che ci assomigli minimamente. Mi è piaciuto tantissimo questo tè. Ho finito, per fortuna, e le ho finite anche velocemente perché alla fine vi avevo raccontato che cosa avevo fatto, le shower jelly di Nakomi. Allora, una profumazione buona, mango e macaron, l'altra non mi è piaciuta molto, era Summer in Grace, quindi una profumazione più salina, bah, non saprei. Comunque, queste erano gelatine che io ho dovuto disintegrare e farle diventare poltiglia per poterle utilizzare, ma mi sono durate veramente poco. Un prodotto che io sinceramente non consiglio. Costano poco, ma alla fine sono soldi cacciati perché non si ci riesce a lavare, insomma. Ho finito l'esfoliante corpo alla rosa di Organic Shop, un prodotto che mi piace sempre, che però a questo giro avevo preso una partita che si era un po' sciolta. Infatti i granuletti all'interno non erano molto grattanti, esfolianti, perché sembrava più un bagnoschiuma in crema, ecco, ma è stato un caso, non mi è mai capitato, ecco, può capitare. Ho finito anche questa crema Deep Sleep Body Cocoon di This Works, tagliata in due, come vedete. Anche questo era stato un regalo di Laura dall'Inghilterra, che lei l'aveva trovata in una box di Look Fantastic. A me è piaciuta molto, mi è piaciuta molto perché a un certo punto io questa l'ho usata anche per le mani e mi sono accorta che quando la davo e poi mi andavo a lavare le mani, la pelle delle mani era nutrita. Quindi è una crema che nutre sul serio la pelle senza essere pesante. La profumazione è una profumazione erbacea, quindi deve piacere una profumazione così perché sa di lavanda, sa di erbe. Adesso io non so se è un prodotto naturale, no? Non ne ho idea, comunque è un prodotto che funziona molto ma molto bene, molto ma molto bene. Allora, poi ho finito bagnoschiuma, l'ho
Oh, con l'acqua, lo sapevo. Questo è il bagnoschiuma che adopero per il mio cagnolino che soffre di allergia. E il veterinario mi ha sempre detto di usare questo ed è quello che funziona meglio. Si chiama Allermil della Virbac. Non ho neanche nulla per asciugarmi, comunque ve lo faccio vedere. Vedrete poi un video dove vi farò vedere dove ho acquistato questo bagnoschiuma ed altre cose risparmiando l'impossibile. Lo lascio qui dentro al sacchetto perché c'era dell'acqua. Qui abbiamo altre salviette, queste come le altre che vi ho fatto vedere prima della Coop e queste qui della Fresh and Clean. Ecco, queste qui erano un pochino più, mi asciugo qua, erano un pochino più igienizzanti, disinfettanti, azione antibatterica e c'è lo stemmino proprio presidio medico chirurgico, mille usi disinfettanti Fresh and Clean. Queste qui mi piacciono di più perché hanno comunque il salva salvietta. Ecco, quando hanno questa cosina di plastica si rischia meno che si asciughino dentro le salviette. Ho finito un leva smalto, il solvente classico senza acetone della Parisienne che funzionano sempre bene a 58 centesimi. Ho fatto un integratore per bocca che mi è durato un mese per la pelle. L'olio di germe di grano dell'Arco Pharma, io ogni tanto lo prendo, a me fa benissimo sulla pelle perché è un normalizzante. Vediamo cosa c'è, ma ve l'ho già fatto vedere tante volte, eh. L'olio di germe di grano favorisce il metabolismo e svolge un'azione antiossidante. Ottimo, io vi dico, ogni tanto faccio la cura di solitamente 2 mesi. A questo giro ho fatto 1 mese, poi sono passata agli integratori per i capelli, che se vi fa piacere poi vi farò un video su nuovi prodotti per i capelli che sto usando, compreso l'integratore, uno spray anticaduta, insomma, fatemi sapere se vi interessa. Poi appoggio. Ho finito questo meraviglioso prodotto di Kiehl's che è il Midnight Recovered Botanical Cleanser Oil. Quest'olio struccante favoloso, mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Questo lo tengo da parte perché se mi ricordo lo riacquisto. Un olio struccante e bagnando le mani diventava un po' lattiginoso, portava via tutto. Allora, butto via una limetta per le unghie di Kiko, sono le mie preferite, ma non mi ricordo come si chiamano, sono quelle di metallo. Ho finito questa lotion di Sensai. Questa era la lotion numero 2, quindi per pelli tendente al secco. Sta cambiando la mia skincare routine e prossimamente vedrete un video, una collaborazione che mi è capitata l'opportunità di fare e mi sono innamorata di quei prodotti. E poi se, di seguito a quel video un altro video con altri prodotti che sto utilizzando e veramente tutti low cost perché ho voluto intraprendere una strada diversa per la cura del viso e ho constatato che alcuni prodotti low cost valgono più dell'high cost. Vabbè, ci siamo capiti, ok? Poi ho finito il Too Faced Better Than Sex mascara, è asciuttissimo. Alla fine lo davo, ma poi mi cadevano i pezzettini di prodotto e si è asciugato anche molto velocemente, devo dire. Non sono stata fortunata con certi prodotti a sto giro. Ho finito e ho riacquistato, è tutto bagnato qua dentro.
correttore occhi Bourjois antifatica che io utilizzo nella colorazione 52 medium, guarda, tutto bagnato, e mi piace sempre tanto. Illumina, non va a segnare le rughette, è un prodotto economico, unico. Mi piace sempre tanto. E poi ho finito dei campioncini perché non avevo più creme viso, non avevo. Allora, ho fatto fuori 3 bustine di Creme Rich Chanel Le Lift. Io questa crema qua forse non l'ho apprezzata molto, ma 3 buste mi sono durate veramente poco. Io credevo che fosse una crema veramente ricca, che ne bastasse poco, invece no, no, no. E comunque non posso dare un giudizio perché no, né da dire al primo utilizzo mi è piaciuta subito perché non ho notato niente che mi potesse piacere, a parte la profumazione. Questo mi è piaciuto tanto, Midnight Recovery Eye, che è della stessa famiglia dello struccante. Io avevo una bustina, un contorno occhi meraviglioso, molto nutriente. Ho finito un altro, no, due campioni, no, un campione di crema collo di Sisley, ma che ve lo sto a dire, fantastica. E ho finito questo campioncino che arrivava da NEOS. Dry and Sensitive Skin Susan Kaufman contorno occhi favoloso, favoloso. Poi mi è caduta, scusate, strano, non è che ho finito questa crema. Allora, questa crema è Alicar prodotto omeopatico. Io sapete che come prodotti bio l'omeopatia non è che la considero molto, ma questo non è solo un prodotto omeopatico, è un fitoterapico e questa crema qua mi va a lenire tutte le forme di irritazione che posso avere perché mangio qualcosa che magari mi dà irritazione, qualsiasi prurito, qualsiasi taglietto, ad esempio quei taglietti qua dalle labbra me lo va a riparare. Finita, non mi manca mai, pelle allergica, pelle con dermatiti, è fantastica. Eccola qua, ve la avvicino. Basta, ho finito tutto sto popò di roba. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un grosso, grosso bacio.